capelli rossi va, voleva come una rondine, però un dito non ce l'ha, non ha una mamma né un papà. Anna dai capelli rossi ha 2 grammi di felicità, chiusi dentro all'anima, e al mondo vuol sorridere. Che non facevo una dormita così lunga. Meno male che posso restare ancora 3 mesi ad Avonlea. Sono proprio felice. Che bello essere a casa. Anna, la colazione è pronta. Oh, santo cielo, è così tardi. Buongiorno, scusate se ho dormito tanto. Beh, naturale, eri stanca per gli esami. Ora siediti a tavola. Certo. Salve, Matthew. Ciao, Anna. Potevi anche dormire di più. Gliel'ho detto a Marilla. Lasciala stare a letto finché vuole. Oh, non dargli retta. Matthew è rimasto ad aspettare perché voleva fare colazione con te. Ecco, veramente, beh, essendo il primo giorno. Grazie, Matthew. Anna, questo è Martin. Lavora con noi da 1 mese. Scusatemi se non vi ho aspettata, ma devo seminare le rape. Mi dispiace, Marty. Prego. Ora vogliate scusarmi. Vai, mi raccomando, eh. È un ottimo lavoratore e ci è di grande aiuto, ha molta esperienza. Ah, sì, mi fa piacere. È una fortuna, dico davvero. Sì, così Matthew non deve più ammazzarsi di fatica. Beh, ora mangiamo. È un'ottima idea. Che mangiata! Ah, era tempo che non assaggiavo i biscotti di Marilla e forse ne ho mangiati troppi. Diciamo parecchi. Beh, ora devo andare. Sì, ma non stancarti troppo. Va bene. A più tardi. Ciao. Marilla, Matthew è guarito ora? A me non sembra che stia bene. Nemmeno a me.
Forse sarà a causa dell'età, ma dopo quella volta ricordi quando tu sei tornata a casa con tutta quella neve? Beh, da allora ha avuto un'altra ricaduta. Ma che vuoi, si rifiuta di riguardarsi come dovrebbe. Ho capito. Anch'io sono preoccupata e per questo ho voluto che prendesse un aiutante. Speravo che allontanandolo un poco dal lavoro si sarebbe rimesso presto in forze. Ma adesso che sei tornata a casa si riprenderà. Tu, Anna, costituisci la medicina migliore per lui. Guarda che non trovo bene neanche te, Marilla. Sembri stanca. Che cosa dici, stanca? Ho anch'io la mia età. Comunque non è certo il lavoro di casa, piuttosto la testa. Ormai mi fa male sempre più spesso, specie sopra gli occhi. Il dottor Spencer mi ha raccomandato di portare sempre gli occhiali, ma secondo me non servono a niente. A fine mese dovrebbe venire un celebre oculista a Charlottetown e il professor Spencer vuole assolutamente che mi faccia visitare appena arriva. Sì, certo. Io sono pienamente d'accordo con lui. Ormai mi affatico sia a leggere sia a cucire. Senti, Marilla, perché non ti prendi un po' di riposo mentre io sono a casa? Io oggi vorrei andare un po' in giro a rivedere i miei vecchi amici, ma da domani ti prometto che baderò a tutte le faccende di casa. D'accordo? Anna, tu hai fatto più del tuo dovere. Hai terminato il tuo corso di studi in un solo anno e in più hai vinto una borsa per frequentare l'università. Io sono orgogliosa di te. Rachel afferma erroneamente che l'orgoglio è un peccato grave e che l'istruzione distoglie la donna dai suoi doveri naturali, ma io sono soddisfatta. Ah, Marilla, non sai quanto mi fai felice. Comunque, siccome in questi 4 anni tu frequenterai l'università a spese della Fondazione Avery, a noi rimangono tutti i nostri risparmi. E ora con Martin che dà una mano a Matthew nel lavoro dei campi, possiamo tirare avanti tranquilli, senza preoccupazioni. Abbiamo un gruzzoletto da parte e... Ciao, Marilla. Ciao, Rachel. Che c'è? Ti vedo agitata. Buongiorno, signora. Oh, ciao, Anna. Matthew è a casa, Marilla? Sì, è al lavoro nei campi. Ma è successo qualcosa? Direi di sì. Le voci sul conto della banca eBay sono fondate e sull'orlo del fallimento. Che? Ne sei sicura? Anna, va a chiamare Matthew di corsa. Corro. Non accennargli niente. Sì, d'accordo. Matthew, stammi bene a sentire. Credo che faremo meglio a ritirare i risparmi dalla banca, come già ti avevo detto. Matthew Calvert, secondo le notizie raccolte da mio marito in città, sembra che effettivamente la banca sia in crisi. Ha effettuato delle speculazioni sbagliate e presto non sarà in grado di far fronte alle richieste dei suoi clienti. Già ieri molti hanno ritirato i risparmi. Mio marito ha detto che l'insolvenza della banca eBay è questione di giorni. Insolvenza? Già, e se dovesse accadere sarà un duro colpo per voi. Se non sbaglio, tutti i vostri risparmi sono depositati in quella banca. Che pensi di fare? Io suggerirei di seguire il consiglio di Rachel e ritirare tutti i soldi oggi stesso. Ecco, veramente? Ieri al negozio di Blair dicevano che si trattava di voci messe in giro dalle banche maggiori. Io... credo che il signor Abbey non potrebbe mai. So bene che avete una fiducia illimitata nel signor Abbey perché era amico di vostro padre. Ma ora la banca è passata nelle mani di suo nipote. E pare sia stato proprio lui a fare questa speculazione sbagliata. Anna, hai mai sentito niente in città su questo argomento? Deve averne parlato una volta la signorina Barry, ma adesso non ricordo molto chiaramente. Matthew Calvert, se non volete credere alle mie parole, potete sempre informarvi presso qualcuno di vostra fiducia. Posso accompagnarvi io in città, se vi va. Secondo me dovresti seguire il suo consiglio, visto che è una cosa tanto importante. Ecco, veramente.
Credo che non ci sia da preoccuparsi. Ma andrò comunque dal signor Russell per sentire che cosa ne pensa in proposito. Dovrebbe essere informato su queste cose. Matthew, se ti dice che la banca sta per fallire, ritira i soldi. Non è il caso di essere ostinati. Hai ragione. Va bene. Matthew Cuthbert, è tanto che non vi vedo. A che cosa debbo l'onore? Beh, ecco, per via della banca, signore. Ah, sono sorpreso che anche voi diate ascolto a quelle voci. No, io, beh, ecco, io... Su, accomodatevi. No, no, grazie, no. Allora, Matthew Cuthbert, parliamo un poco della banca. Sì, c'è stato un momento di crisi, perché parte del suo capitale era stato congelato. Questo ve lo concedo, ma è acqua passata. Ormai si è raggiunto un accordo definitivo con un grosso consorzio bancario a sostegno dell'istituto. Signor Russell, ne siete sicuro? Pienamente? Sono uno dei maggiori clienti. Non avrei interesse a mentirvi. Meno male. Mi sento più sollevato. Non che avessi timori, ma con tutte quelle cose che si dicevano in giro, beh, insomma... Certo, le ho sentite anch'io, queste voci. Beh, si parlava di bancarotta. Matthew Cuthbert, conoscete quanto me la malignità della gente. Alcune persone vogliono rovinare il vecchio Abby, spingendo i clienti a ritirare i propri risparmi. Naturalmente non posso far nomi, mi capite? Ma se persino i vecchi amici come voi e come me cadono nella trappola, la banca non resisterà. E ci sarà veramente il rischio del fallimento immediato, perché sapete bene che i depositi sono la vita stessa di una banca. Per carità, signor Russell, non ho alcuna intenzione di ritirare il denaro. Meglio così. A proposito, ho sentito parlare tanto della ragazza che vi siete presi in casa. Dicono che sia un vero genio e che abbia vinto una borsa di studio per l'accesso all'università. Beh, ecco, veramente, è proprio così. E poi... insomma, non solo è brava, ma ha un carattere molto dolce. Le dovete volere un gran bene. È una bella cosa. Comunque, per quanto riguarda la banca, potete stare tranquillo. Beh, a dire il vero, io non sono mai stato molto preoccupato, non seriamente almeno. Comunque ho fatto bene a venire da voi. È stato un piacere rivedervi, signor Cuthbert. Sarà Matthew, ma io non mi sento ugualmente tranquilla con tutte queste voci che circolano. Secondo me faresti bene a ritirare dalla banca almeno metà dei nostri risparmi. Non credo che valga la pena. Il signor Russell mi ha molto tranquillizzato a questo proposito. E inoltre, io ho piena fiducia nel vecchio Abby. Come vuoi tu. Finora hai sempre deciso per il meglio. Speriamo di non avere sorprese. Ecco, veramente, non devi preoccuparti. E ora al lavoro. Matthew, non stancarti troppo. D'accordo. Ciao. A più tardi. Cosa ne pensi, Marilla? Non saprei proprio. Matthew ha una specie di sesto senso. Può anche darsi che la fase più critica per la banca sia stata superata. Essenziale è che lui stia tranquillo. Certo. Questa è la cosa più importante. Ma tu, Anna, non avevi detto che avevi un sacco di cose da fare oggi? Sbrigati allora, si sta facendo tardi. È vero, me ne ero dimenticata. Ma da domani ti prometto che ti aiuterò, Marilla.
Va, ora cerca di divertirti. Morito copirao anche te. Sanashi ni oide Beh, sei contenta? Io non riuscivo a stare in me dalla gioia quando mi hanno detto che hai addirittura vinto la borsa di studio per l'università di Redmond. Insieme a mio marito, io ho pregato tanto per ringraziare Dio. Vi ringrazio, signora Allan. Questa è una grande occasione per te, Anna. Immagino che ora, potendo proseguire gli studi, starai facendo dei bei progetti per il futuro. Marilla e Matthew ne saranno felici, vero? Sì. In realtà si dimostrano molto orgogliosi di me, però... Però? Ecco, il fatto è che tornando a casa questa volta li ho trovati molto invecchiati e ora il pensiero di lasciarli soli per altri 4 anni per andare a studiare a Redmond, beh, non so. Credo che forse farei molto meglio a decidere di restare a casa e aiutarli. È giusto che tu ti preoccupi. Del resto sono tanto vecchi tutti e due ormai e hanno fatto tanto per te. Hai intenzione, pensi di rinunciare all'università per rimanere qui insieme a loro? Che? Beh, io non ci ho ancora pensato. Sì, sì, capisco. Tu sei in pensiero per loro due, però al tempo stesso non intendi rinunciare alle tue ambizioni, non è vero? In poche parole vuoi percorrere fino in fondo la tua strada. Sì, avete capito. È proprio così. Allora dovrai andare all'università con questa pena nel cuore. Perché se tu ci rinunciassi e decidessi di fare la maestra, Matthew e Marilla ne sarebbero certamente molto più contenti, ma tu invece sicuramente no. I tuoi sogni non si realizzerebbero, cara Anna, e tu rimpiangeresti per tutta la vita questa decisione. È vero, ma... Vedi, Anna, non si può porre rimedio all'angoscia con un'angoscia più grande. Di questo devi rendertene conto. E inoltre, visto che loro sono contenti che tu vada all'università, il tuo dovere è quello di laurearti a pieni voti, anche se ti senti spezzare il cuore all'idea di poterli lasciare soli per tutto questo tempo. Devi farlo per non tradire le loro speranze. Questa angoscia che tu provi... Tutto sommato ti fa onore e dimostra, ammesso che ce ne sia bisogno, che credi nei valori fondamentali della vita, Anna. A volte, vedi, si devono prendere delle decisioni dolorose. Ebbene, anche per te è giunto questo momento. Non so se tutto quello che ho detto sia stato chiaro per te, ma il concetto lo hai capito, vero? Sì, signora Allan. Mi stavo comportando proprio come una sciocca, ma le vostre parole mi sono state di grande aiuto. Dai, prendi un altro po' di torta. Sì, grazie. Ciao Anna. Salve Matthew.
Guarda com'è grande Dolly. E ha una mania, sai? Di sconfinare nei campi altrui. È cresciuto molto in fretta, è vero? Ecco, veramente, tu hai fatto lo stesso. Dici? Sai, Matthew, oggi ho rivisto molti posti che mi sono cari e adesso sono pronto a darvi una mano. Ecco, veramente, dovresti riposare durante queste vacanze. Ma neanche per sogno, dovete essere voi a riposare. Tu, ad esempio, ti sei affaticato troppo oggi. Perché non lavori un po' di meno? Ecco, veramente non credo che ci riuscirei, Anna. È vero che divento vecchio, ma cerco di non pensarci. In fin dei conti ho lavorato sodo per tutta la vita, sin da bambino. Sono abituato alla fatica. Già, se io fossi stata il maschio che ti aspettavi fin dall'inizio, adesso sarei in grado di aiutarti molto di più e di risparmiarti gran parte del lavoro. Ci penso a volte, sai, ed è l'unica circostanza in cui vorrei essere un ragazzo. Ecco, veramente, se lo vuoi sapere, preferisco avere te piuttosto che una mezza dozzina di ragazzi. Certo, piuttosto che una mezza dozzina di ragazzi. E inoltre, non è stato mica un ragazzo a vincere quella borsa di studio, ma una ragazza. È stata la mia ragazza. La mia ragazza di cui sono tanto orgoglioso. Matthew. Sì, tanto, credilo, tanto orgoglioso. Anna ebbe occasione di ripensare spesso in seguito alla bellezza e alla pace di quel tramonto. Infatti, qualche ora dopo, il dolore e l'amarezza le lacerarono il cuore. Anna dai capelli rossi va, voleva come una rondine, però un dito no.